Cari amici, buon pomeriggio e buon fine settimana. Eccoci qui con il video settimanale dedicato alla WWE, quindi riassunto di quello che è accaduto in questi 7 giorni di WWE in maniera specifica. Partiamo ovviamente da Raw, il primo appuntamento settimanale con lo show da lunedì sera, come priorità Randy Orton face to face con Alexa Bliss. Possiamo dire innanzitutto che diciamo continua un po' questa fase sentimentale tra virgolette tra Lacey Evans e Ric Flair. Poi Peyton Royce contro Charlotte Flair, questa volta a vincere Charlotte Flair, possiamo dire finalmente. Xavier Woods affronta Mace con la Retribution, a vincere proprio Mace di Retribution. Poi Alexa Bliss fa un suo show, un playground con Asuka come guest. Ovviamente qui c'è tutto un gioco di psicologia mentale riguardo ovviamente al personaggio di The Fiend che non abbiamo ancora visto e non lo vediamo all'incirca da dicembre, più o meno da inizio metà dicembre. Staremo a vedere perché al momento non c'è un annuncio eventuale su Randy Orton contro The Fiend al pay-per-view Royal Rumble. Di no questa domenica, ma la prossima saremo a vedere. Poi Mandy Rose con Dana Brooke, sua assistita, ha combattuto contro Shayna Baszler con Nia Jax, a vincere stata Shayna Baszler. Poi Ricochet ha affrontato e anche con modesta qualità AJ Styles, a vincere però è stato il Phenomenal One. Dirty Sheet con The Miz e John Morrison ospitando non proprio Goldberg, la sua controparte, diciamo, quella abbastanza ironica, Gilbert, quindi. Poi Art Business con MVP contro Lucha House Party e Riddle a trionfare è stata l'Art Business. Continua ancora questi confronti tra Jackson Ryder e Elias contro Jeff Hardy. Jeff Hardy alla meglio, però solo per squalifica. Vedremo la federazione se potremmo dire, visto che non è che è una storia granché, quindi potrebbero anche terminarla già. Asuka contro Alexa Bliss termina con la vittoria di Alexa Bliss che parte in una certa maniera anche a livello estetico, poi si trasforma ovviamente tutto, sicuramente è stato pre-registrato prima dello show, quindi a vincere è stata Alexa Bliss, poi diciamo che Randy Orton, in molti anche professionisti americani del settore, si sono detti magari un po' delusi da questa maschera che sta utilizzando Randy Orton, ma vedremo lunedì cosa accadrà nell'ultima puntata pre-Royal Rumble. Poi veniamo a NXT che vedeva principalmente il continuo del Dusty Rhodes Classic Men, l'inizio di quello Women. Innanzitutto, per quanto riguarda quello maschile, Leon Ruff e Kushida hanno battuto Johnny Gargano e Austin Theory, quindi The Way. Karrion Kross ha battuto Ashanted Adonis e ha anche infortunato purtroppo Adonis, che poi è stato sostituito come compagno di coppia del Dusty Rhodes Classic, appunto con il suo compare. I Lucha House Party sorprendono ancora una volta battendo la Imperium avanzando nel torneo Dusty Rhodes. Casey Catanzaro e Kaden Carter hanno battuto Toni Storm e Mercedes Martinez e avanzano alla seconda fase del torneo femminile Dusty Rhodes. Bronson Reed, seppur con qualche difficoltà, ha avuto la meglio su Tyler Rust e poi Timothy Thatcher ha avuto la meglio in un fight pit contro Tommaso Ciampa. Questo incontro
con tipo c'è la gabbia però sovrastruttura, insomma, spettacolare, anche perché poi bisogna dire, cari amici, che addirittura Thatcher e Tommaso Ciampa ora fanno coppia addirittura nel Dusty Rhodes Classic per via appunto dell'infortunio di Adonis. Ma dopo NXT, il momento di NXT UK, allora, Rampage Brown ha sconfitto il Bomber Dave Mastiff, Ilja Dragunov ha sconfitto Jack Starks, un Ilja Dragunov che quando ho visto io lo show è insomma abbastanza pazzerello. Poi viene annunciato per la prossima settimana Ben Carter contro Shane Gradwell. Xia Brookside dichiara che si vendicherà di Nina Samos. Amir Jordan con Kenny Williams ha battuto Tyson T-Bone. Kyle Ray ha battuto Ginny con Joseph Connors alla sua assistenza, mantenendo il titolo massimo femminile di NXT Gran Bretagna. Qui si sono giocate male le carte da parte sia di Ginny che di Joseph Connors, quindi addio sogni di gloria, meno di clamorose sorprese. Poi, ora non do i risultati dei tappings, ma vi do i match che si vedranno nella prima puntata ufficiale di Superstar Spectacle, il nuovo show made in India da parte della WWE. Allora, innanzitutto vedremo Finn Balor contro Guru Rai. Poi vedremo Dilshad Shanghi, Giant Zayn, Rey Mysterio, Ricochet contro Dolph Ziggler, King Corbin, Shinsuke Nakamura e Cesaro. Poi vedremo AJ Styles contro Jeet Rama, Sarina, Sandu e Charlotte Flair contro Bayley e Natalya, Drew McIntyre, che finalmente quindi è tornato a lottare, è tornato ufficialmente. Questa volta ovviamente negativizzato, e Indus Sher contro Jinder Mahal e i Bollywood Boys. Prima puntata che, se non mi ricordo male, per quanto riguarda l'orario indiano, inizierà all'incirca in India alle ore 20 serali, martedì prossimo, quindi parliamo di tra 3 giorni più o meno. Invece, chi è italiano e ha l'abbonamento al WWE Network potrà vederselo a partire dalle ore 15:30 circa. Bene, dopo aver presentato quindi gli appuntamenti e i match principali della prima puntata ufficiale di Superstar Spectacle, andiamo a dare resoconto un po' di SmackDown, dove Asuka e Charlotte hanno battuto la Riot Squad, e devo dire, amici, che secondo me non che Billy Kay stia facendo un lavoro, insomma, che forse non gli si addice, ma magari spero che magari la federazione possa accantonare questa idea di affiancare alla Riot Squad Billy Kay, e chissà, magari provarla a pusharla in singolo dopo lo splittamento con Peyton Royce. Poi Cesaro mette la seconda di fila in 2 settimane, battendo questa volta Dolph Ziggler. Quindi sembra veramente che sia arrivato davvero il punto importante in carriera per Cesaro, con un push davvero importante e notevole. Vedremo però se lo faranno continuare questo push i dirigenti. Sasha Banks ovviamente ha battuto Reginald in quello che potremmo definire un intergender match. Poi Big E con Apollo Crews è finito praticamente in pochissimo tempo per l'interferenza praticamente di Sami Zayn. Poi c'è stata la sfida atletica, possiamo dire, tra Bayley e Bianca Belair, vinta da Bianca Belair con schiacciatona a canestro finale. Molto bene Bianca Belair, però chissà se arriveremo, come si dice, ad una soluzione di un uno contro uno tra Bayley e Bianca Belair.
Dominic Mysterio contro King Corbin, vittoria abbastanza facile di King Corbin. Poi il main event, Poleman contro Adam Pearce, praticamente non si fa nemmeno, più o meno, perché praticamente Poleman fa il doppio gioco di ciò che aveva fatto Adam Pearce settimana scorsa, o massimo 2 settimane fa, ovvero fa finta, diciamo, di avere problemi alle gambe, ai piedi. Poi Roman Reigns incomincia ad inveire anche fisicamente contro Adam Pearce. Di conseguenza, poi vediamo questa volta dal vivo e non magari preregistrato Kevin Owens. Un Kevin Owens che si vendica alla grande di Roman Reigns, e quindi questa faida Owens-Roman Reigns davvero sta girando al 120%, oserei dire. E infine concludiamo con i risultati di 205 Live, con match esclusivamente dei tornei Dusty Rhodes. Per quello femminile, Candice LeRae e Indi Hartwell battono Gigi Dolin e Cora Jade avanzando al torneo. Per quello maschile, Tommaso Ciampa e Timothy Thatcher battono Tony Nese e Rhea Daivari avanzano nel torneo. Poi non ci dimentichiamo ovviamente di Main Event, dove Angel Garza ha battuto Akira Tozawa, Umberto Carrillo ha battuto Drew Gulak. E infine diamo uno sguardo, come anche io ho inserito questa volta l'immagine del Pay Per View Royal Rumble. Abbiamo quindi Drew McIntyre contro Goldberg, che lo stesso Drew ha definito un match surreale, anche perché dichiarato sempre da lui stesso che all'età di 13 anni aveva creato un suo personaggio a un videogioco WWE, sfidando appunto Goldberg, però nel videogioco, questa volta lo farà realmente. Roman Reigns che affronterà Kevin Owens in Last Man Standing Match. Poi ufficializzato Sasha Banks Carmella in SmackDown Women's Championship Match. Se non vado errato, questa è la tredicesima sfida. Sentitemi la tredicesima, volevo dire la terza sfida tra le due. Le due risse reali. Allora, per quella maschile, i partecipanti dichiarati al momento sono Daniel Bryan, AJ Styles, Randy Orton, Bobby Lashley, Jey Uso, The Miz, Jeff Hardy, Cesaro, Otis, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Nakamura, Big E. In quella femminile abbiamo Charlotte Flair, Bayley, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Nia Jax, Bianca Belair, Peyton Royce, Mandy Rose, Dana Brooke, Liv Morgan, Ruby Riott e Tamina. Quindi, cari amici, per questo video riassuntivo è tutto, e voglio dire altro che riassunto, ci siamo quasi sul quarto d'ora. Io vi ringrazio, buon fine settimana a tutti, alla prossima, mi raccomando, forza Adriatica, Volle Trani per domani, ciao a tutti, ciao!